Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo. Io sono Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia. Questa rubrica è un appuntamento quotidiano, o quasi, dove scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare nel firmamento questa notte, approfondendo qua e là aspetti astrofisici, mitologici, osservativi e culturali del cosmo. Oggi è sabato 7 marzo 2020, sesto giorno della decima settimana, 67esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.915. Oggi alle 12.25 il Sole culminerà al meridiano, mentre alle 18.10 la nostra stella si celerà dietro i monti dopo 11 ore e 30 minuti in nostra compagnia, si spera se non ci sono le nuvole. Nel bel mezzo di questo nuovo dì, alle 15.17 per la precisione, la Luna, sempre nella fase gibbosa crescente, sorgerà. Come abbiamo già visto, da diverse settimane a questa parte, Venere brilla alta in cielo tra ovest e sud-ovest. Oggi parliamo un po' più in dettaglio delle caratteristiche di questo bellissimo pianeta. Venere è un pianeta con dimensioni molto simili a quelle della Terra ed è stato studiato approfonditamente da sonde russe e americane che hanno fornito informazioni molto preziose. Ha una superficie fatta per lo più di roccia magmatica e numerosissimi sono i vulcani che ricoprono il pianeta. Un decimo della sua superficie è ricoperta da polveri generate dall'erosione degli altipiani causati dai forti venti. Infatti Venere possiede un'atmosfera molto densa, sferzata da fortissimi venti che superano i 300 km orari. L'atmosfera venusiana inoltre è composta principalmente da anidride carbonica e le sue nubi sono fatte per lo più acido solforico. L'effetto serra di Venere, causato dalla composizione atmosferica, fa sì che si raggiungano temperature anche di 500 gradi. Oggi la notte astronomica inizierà alle 19.47 con la Luna già nella costellazione del Leone. Regolo è la stella più brillante di questo asterismo zodiacale e sarà visibile tra est e sud-est circa a metà strada tra l'orizzonte e la verticale intorno alle 20 di stasera. A circa 10 gradi di distanza, che equivale ad un pugno chiuso a braccio teso, c'è la Luna che culminerà, cioè passerà al meridiano locale alle 22.52, illuminata al 95%. Domani la Luna e Regolo raggiungeranno la congiunzione, cioè si troveranno alla minima distanza apparente in cielo, ma noi non riusciremo purtroppo a vedere l'evento perché accadrà quando i due astri saranno sotto l'orizzonte. Ma come è nata la Luna? Lo scenario più accreditato finora sulla formazione del nostro satellite è quello dell'impatto gigante, cioè uno scontro planetario tra la Terra ancora in formazione e un corpo celeste delle dimensioni di Marte, anche lui non completamente formato. Il nome dato a questo ipotetico corpo è Theia. Quando la Terra venne colpita da Theia, i due protopianeti, cioè pianeti non completamente formati, in parte si fusero, ma parte del materiale che li componeva venne eiettato nello spazio circostante, che col tempo si raggrumò formando così la Luna. Magari ne riparleremo più approfonditamente in un altro video. Domenica 8 marzo alle 5:02 finisce la notte astronomica. Dopo la massima elongazione est di Mercurio che abbiamo visto la sera di circa un mese fa, ci stiamo avvicinando alla massima elongazione ovest che avverrà verso fine marzo e sarà osservabile la mattina. Non sarà così facile da vedere come quella di inizio febbraio, ma ci proveremo lo stesso. Vi dico anche che la seconda metà del mese di marzo sarà piena di appuntamenti importanti, come le congiunzioni di Marte, prima con Giove e poi con Saturno. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se non volete perdere questi avvenimenti. Domani la Luna tramonterà alle 6.15, mancano solo due giorni al plenilunio e sarà una Luna piena particolare, perché sarà la prima superluna di questo 2020, ma ne riparleremo esattamente il 9 marzo. E col sole che sorgerà alle 6.39 di domani, io vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.